Amiche e amici bianconeri, buongiorno, bentrovati. Giovedì 4 aprile, io sono in partenza per una toccata e fuga in una mia trasferta di lavoro, ma prima di lasciare casa ci tenevo a condividere questo contenuto dal titolo Uno no, l'altro sì, piano industriale. Di cosa parliamo? Beh, se volete saperlo, ovviamente seguite il contenuto, ma soprattutto se ancora non siete iscritti al canale YouTube, iscrivetevi. Azionate la campanella delle notifiche e mettete un bel pollicione verso l'alto in fondo alla puntata, sperando possa essere stata di vostro gradimento. Vi ringrazio, ringrazio tutti quanti coloro i quali hanno scelto di iscriversi al canale recentemente, perché così casualmente è un po' che non controllavo. Ho visto che c'è stato un leggero balzo, superando quota 22.700 iscritti. Andiamo dritti verso quota 23.000. Io ovviamente ringrazio sempre tutti quanti coloro i quali condividono il contenuto, ma soprattutto commentano e sono partecipi di questa community che cresce e che credo abbia un po' imparato anche a rispettarsi. Ma uno no, l'altro sì, e piano industriale. Di che cosa parliamo? Beh, parliamo della situazione allenatore e parliamo delle spiegazioni attorno alla situazione allenatore. Prendo spunto chiaramente anche dai commenti che ho avuto modo di leggere, da chi interloquisce col sottoscritto anche attraverso altri canali, perché io credo sia doveroso un attimino fare un po' di chiarezza su quello che è la situazione allenatore alla Juventus. Ora, ovvio che ognuno ha le sue fonti, ognuno la vede a modo proprio, io non ho la verità in tasca. Ovviamente quello che riporto qui sul canale, così come quando condivido qualcosa con gli amici, è ciò che di cui sono a conoscenza, che mi viene detto. A volte sono confidenze, a volte sono informazioni che si condividono, e quando le riporto è perché questo so e questo posso riportare. Allora, siccome ieri ho avuto modo di confermare quanto l'ottimo Romeo Agresti ha pubblicato, ha detto in merito all'interesse Juve per Riccardo Calafiori, grande profilo, grande, veramente grande stagione la sua, lo sto seguendo, ma soprattutto persone molto vicine al Bologna me ne parlano continuamente in termini entusiastici per quello che sta facendo questo giocatore. Tra l'altro, in termini molto entusiastici ne ha parlato il suo allenatore, definendolo un giocatore di un altro livello, che è tutto dire, perché evidentemente siamo al cospetto di un giocatore che è decisamente sopra la media, e sentiremo parlare molto di Riccardo Calafiori in futuro, perché credo che il campionato italiano abbia perso molto dopo l'era Chiellini, l'era Bonucci, l'era Barzagli, a livello di difensori di un certo livello. Chiaramente precedentemente c'erano stati i Maldini, Nesta, i Costa Curta e quant'altro. Abbia perso molto in termini di forza a livello di difensori. Beh, Riccardo Calafiori può ripercorrere delle orme importanti. Ora, non gettiamo eccessive pressioni addosso ad un ragazzo che sta facendo la sua prima stagione veramente importante quest'anno, però ci sono veramente tutti i crismi perché possa impressionare, ed è un giocatore che è fortemente seguito dalla Juventus. E allora, commentando questo, ho detto, perché se c'è oggi una mira importante di Cristiano Giuntoli su un giocatore è proprio quella su Riccardo Calafiori. Ho avuto modo di confermarlo, quanto ovviamente detto da Romeo Agresti, e chiaramente collegandolo al fatto che la Juve è fortemente interessata all'ingaggio di Thiago Motta, perché per quelle che sono le informazioni che ho, per quanto mi risulta, Massimiliano Allegri non siederà più sulla panchina della Juventus in fondo alla stagione, e Thiago Motta è il profilo individuato. Uno no è Antonio Conte, perché in molti si sono prodigati a scrivere sotto questo mio commento che Antonio Conte, lo vedrete presto, faccio screenshot, sarà il prossimo allenatore della Juventus. Bene, io non ho la verità in tasca, poi magari domani accadrà. Quelle che sono le mie informazioni recitano esattamente questo. Vi dissi in passato
che molto probabilmente sarei stato spronato a scommettere che Antonio Conte sarebbe tornato sulla panchina della Juventus. Poi chiaramente le cose si evolvono, hai modo di approfondire, di arrivare a certe informazioni e quelle che sono le mie informazioni attuali recitano questo. Antonio Conte ha uno sponsor importante all'interno della Juve che è Francesco Calvo. Francesco Calvo che ha contattato personalmente, perlomeno così mi risulta, personalmente Antonio Conte per proporgli la panchina della Juventus o quantomeno per capire i margini eventualmente di un suo ritorno alla Juventus, l'indice di gradimento, la disponibilità. Il problema è che non corrisponde alla scelta che vuole Giuntoli sulla panchina della Juve. Giuntoli, come vedete, sta ricreando un po' la sua squadra, sta cercando di mettere in piedi il suo staff e attraverso quello che è il suo modus operandi, chiaramente poi cercherà di ricreare, o meglio, sì, di ricreare una Juventus competitiva, di creare la sua creatura, che non prevede Antonio Conte alla guida tecnica. Mentre l'altro sì è Thiago Motta. Poi se sarà Thiago Motta lo vedremo, io ad oggi posso dirvi che se c'è un nome forte per la panchina della Juve risponde alla figura di Thiago Motta, il quale ha alcuni calciatori che avrebbe già segnalato come entusiasta eventualmente di poter continuare ad allenare, che sono sicuramente Ferguson, sicuramente Riccardo Calafiori e a me mi è stato detto anche che non disdegnerebbe portarsi dietro eventualmente Riccardo Orsolini. Su questo però c'è un discorso a parte perché bisognerà capire che cosa eventualmente la Juventus farà in termini di uscite, perché su quella zona di campo abbiamo alcuni calciatori che ovviamente dovrebbero essere piazzati. Bisognerà capire come si svilupperà il mercato e soprattutto poi va capito anche come vorrà giocare eventualmente il nuovo allenatore della Juventus. Piano industriale è fondamentale anche per farvi capire il perché no ad Antonio Conte. Il piano industriale che la Juventus è stata costretta a seguito della diciamo distruzione della dirigenza per le vicende extracampo che l'hanno coinvolta, che ne hanno portato l'esclusione dalla Champions League e quindi ad una rimessa quantificabile intorno ai 100 milioni di euro, ha fatto sì che quello che doveva essere un pareggio di bilancio da raggiungersi il 30 giugno 2024 è stato posto come termine il 30 giugno 2026. Questo piano industriale, come avete ben capito ormai dalle tante volte che ve l'ho ripetuto, prevede un abbattimento dei costi, riduzione degli ingaggi, sfoltimento del personale, che si sta a significare diciamo cessione di calciatori ritenuti propedeutici al progetto. Di conseguenza Antonio Conte, che percepisce un ingaggio ben al di sopra della triplice cifra, non può essere il profilo ideale, ma non lo è anche perché dal punto di vista tecnico Giuntoli predilige altro, preferirebbe altro, diciamo così. L'ingaggio che è stato previsto e preventivato per il nuovo allenatore oscilla tra i 3 e i 4 milioni. 4 è il tetto massimo di ingaggio che potrà essere elargito al prossimo allenatore. Di conseguenza Conte no, Thiago Motta sì, piano industriale. Questo piano industriale, per poter essere rispettato, necessita che la Juventus possa, debba necessariamente centrare l'obiettivo della prossima partecipazione alla Champions League. A questo aggiungiamo la partecipazione al Mondiale per Club nell'estate 2025 e alle Final Four di Supercoppa che si terranno in Arabia, che la Juventus potrebbe raggiungere se riuscirà a centrare il passaggio del turno in Coppa Italia dopo il 2-0 dell'andata, mantenerlo anche nel ritorno. Finendo tra le finaliste di Coppa Italia, anche non arrivando secondo in campionato, parteciperebbe alle Final Four di Coppa Italia e di Supercoppa italiana. E tutto questo è ulteriore denaro che entrerebbe nelle casse bianconere, che siccome si è data come obiettivo quello del cambio della guida tecnica, perché Giuntoli non è arrivato per fare il burattino o per fare ciò che gli viene imposto, è venuto per, con un contratto quinquennale, ricostruire la Juve e farla attraverso i suoi crismi, le sue idee, il suo staff, i suoi uomini. Non a caso rientreranno, o meglio arriveranno, non rientreranno, arriveranno alla Juve, come già detto, Giuseppe Pompiglio, arriverà Stefano Stefanelli, che tra l'altro già a Cesena fu contattato per sposare immediatamente il progetto, poi andò per le lunghe la questione Cristiano Giuntoli, Napoli per il trasferimento alla Juve,
Stefanelli si accordò con il Pisa, ha fatto un anno al Pisa, ma dalla prossima stagione molto probabilmente raggiungerà Cristiano Giuntoli alla Juventus e arriveranno molto probabilmente altre figure. Giuntoli, che sta appunto ricostruendo questa creatura, lo sta facendo attraverso il rispetto di questo piano industriale. Fondamentale centrare il piazzamento nella prossima Champions. Perché? Perché chiaramente l'esonero di Massimiliano Allegri, che ribadisco, a me risulta non sarà più l'allenatore della Juventus, costerebbe una cifra intorno ai 13 milioni e mezzo circa da elargire. Se la Juventus non dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League, verrebbero a mancare gli introiti che potrebbero alleggerire questo peso. Di conseguenza, già importante, è fondamentale che la Juve centri il piazzamento alla prossima Champions, altrimenti il rischio è che l'allenatore possa davvero continuare ad essere Massimiliano Allegri. Ma non voglio allarmarvi con questo, il concetto era Conte no, Thiago Motta sì, ma questo piano industriale va rispettato e per rispettarlo ci dice che l'ingaggio del prossimo allenatore non può andare oltre i 4 milioni di euro, che c'è una riduzione dei costi, del personale e una rivisitazione dovuta anche al fatto che la Juventus dovrà produrre economia in casa attraverso l'inserimento dalla Juventus Next Gen di stagione in stagione di almeno 1-2 elementi che possono diventare calciatori importanti per la prima squadra ed eventualmente essere anche poi oggetto di trattative, di introiti per il sostentamento che deve essere una sorta di autofinanziamento grazie all'operato svolto in precedenza dai vari Manna, dai vari Cherubini, dai vari Tognozzi con l'allestimento di questa Juventus Next Gen che già quest'anno ha dato dimostrazione di poter essere stata veramente una grande idea. Ditemi la vostra, ci sentiamo presto, come sempre, fino alla fine. Forza Juve, ciao!